Benvenuti amici amanti della storia. Riprenderò oggi la seconda e ultima parte appunto, della mia rubrica Ucronia. La volta scorsa avevo introdotto questa nuova rubrica con un argomento di cui non avevo detto il titolo, ma tanto comunque il titolo è scritto sopra, quindi non penso sia essenziale. Cosa sarebbe successo se Hitler appunto fosse morto, non nel 45 forse, ma durante la prima guerra mondiale. Ecco, quindi l'altra volta era proprio la prima parte quasi di introduzione sia alla nuova rubrica sia appunto a questo argomento. Oggi concluderemo la storia, la seconda parte, e arriveremo al fulcro della vicenda. Come sapete, comunque, ora è un po', scusate se è una puntata a tema natalizio, siamo vicino a Natale, è dicembre, però devo parlare di Hitler, Mussolini, scusate, però purtroppo l'argomento è questo, quindi. Allora, come sapete, comunque, vabbè, non per farvela lunga, comunque, però Hitler aveva combattuto durante la prima guerra mondiale come messaggero, no? Correva nelle trincee a mandare messaggi. E continuiamo appunto la storia, la seconda parte di appunto di questa nuova di questa rubrica che si occupa appunto di cosa sarebbe successo se Hitler fosse morto durante la prima guerra mondiale. Intanto mandiamo la sigla. Bene, dopo questa strabiliante sigla, incredibile, ci ho messo tanto per farla, veramente. Allora, siamo nel 1935. La Germania si sta lentamente risollevando fino agli anni 40, quando finalmente diventa una nazione operaia marchiata dalla fiducia nei movimenti comunisti. Germania e Russia stringono degli accordi, attirando le attenzioni negative dell'Italia di Benito Mussolini, che alle soglie dei primi anni 40 sta perdendo progressivamente la fiducia degli italiani. Indignati da un ventennio che dura troppo e incentrato sul riarmo dei giovani per superare l'inflazione, il riarmo è finalizzato interamente alla conquista e al mantenimento coloniale, scusate, in Libia, l'Abissinia, Somalia ed Etiopia. Sul finire degli anni 40, Mussolini viene inviato dalle repubbliche di Francia, di Germania, di Inghilterra e USA di limitare la colonizzazione. Così Mussolini mantiene fede appunto alle sue volontà, quindi non rispetta gli inviti delle altre repubbliche europee ed extraeuropee, e mantiene fede alla sua volontà, ma nel maggio del 49 insorgono i cittadini italiani contro i fascisti, causando lo scoppio di una guerra civile nei pressi di Roma, di Milano, di Napoli, di Firenze e di Torino, quindi nelle grandi città dove anche durante il Risorgimento si era combattuto. I ribelli vengono appoggiati da Stati Uniti e Inghilterra, e in poco tempo i fascisti vengono cacciati, Mussolini arrestato e condannato all'ergastolo. Nel 1951 l'Italia si proclama Repubblica parlamentare e le colonie vengono liberate. Nel 1960 Mussolini ha ormai 74 anni ed è in prigione. La Germania è una repubblica in crescita, come la Francia, mentre la Russia nutre antipatie per gli Stati Uniti. Ma non si parla di guerra fredda. Si parla appunto, se non solo nel campo economico. E Harry Tunday, il glorioso soldato che uccise quel soldato tedesco durante la prima guerra mondiale in agonia, ha ormai 69 anni, decorato appunto per i suoi onori di guerra.
Nonostante ciò, Tandey, standosene seduto nel suo salotto durante le sere estive dei primi anni 60, pensa e ripensa comunque a tutti quei ragazzi che dovette uccidere per salvarsi la vita. Soprattutto appunto a quella persona, una persona, un giovane caporale tedesco, ferito per terra. Si ricorda specialmente lui proprio perché non era un soldato che aveva pronto il fucile per sparargli addosso, era un soldato che appunto era per terra in agonia e indifeso. Quindi uccidere un soldato indifeso, un uomo indifeso, è comunque un qualcosa che sì, da un lato esprimi la sua magari volontà di morire per non soffrire, ma dall'altro comunque ti porti dentro un certo rancore, una certa malinconia, perché era appunto indifeso e meno potente, meno forte di te. Con i suoi occhi determinati e i suoi grandi baffoni, Tandey ebbe subito la sensazione che quell'uomo aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri che aveva dovuto uccidere. Quasi quasi non ricordava più il suo nome, ma è appunto una sera di inizio anni 60, improvvisamente gli ritornò alla mente. Quell'uomo si chiamava Adolf Hitler. E con questa appunto storia alternativa in cui io appunto espongo, no, la mia realtà europea alternativa senza il nazismo, vi invito quindi a seguire, appunto, a pensarci un po' su e magari anche se avete voglia, se non importa, a commentare sotto appunto i commenti. D'altronde, secondo voi cosa sarebbe successo? Secondo me questo poteva essere uno scenario possibile di storia se non ci fosse mai stato il nazismo. Ecco, secondo voi cosa sarebbe potuto succedere? A questo io vi saluto, mettete mi piace alla pagina di Chiamate Figline di Radio Valdarno e iscrivetevi appunto al canale per le altre rubriche che arriveranno prima o poi. Più prima che poi, comunque. E con questo vi do appuntamento alla prossima rubrica, non solo di Ucronia, ma anche di storia della musica popular e appunto di fatti inquietanti nel mondo dello spettacolo. Arrivederci.